Serve davvero un altro libro di probabilità? Beh, Probabilità di Luigi Amedeo Bianchi per la collana UMAT riempie un buco molto particolare. Sono molti i libri divulgativi di probabilità, di solito incentrati sul gioco d'azzardo, fatti anche molto bene, e sono molti i libri di testo universitari di probabilità. Quello che manca, forse, è un qualcosa a metà strada tra queste due, ovvero una cosa che sia sufficientemente semplice da poter essere rivolta a tutti, ma che al contempo tocchi davvero nel vivo gli argomenti di probabilità. Questo libro di Luigi Amedeo Bianchi fa parte della collana UMAT, che solitamente è dedicata ad argomenti delle Olimpiadi della matematica o di giochi matematici. Quindi uno potrebbe pensare che questo sia un manuale per allenarsi alle gare. Beh, non è esattamente così. In realtà è un'introduzione semplice ma molto rigorosa alla probabilità. Ed è un'introduzione fatta tramite esercizi, quindi in un certo senso c'entra con le gare. Si inizia con un riscaldamento a base di combinatoria, perché alla fine, quando parliamo di un numero finito di casi, la probabilità molto spesso si riduce alla combinatoria. Effettivamente, nelle gare, tutti gli esercizi di probabilità sono in realtà esercizi di combinatoria. Ma la probabilità non è la combinatoria, non è la probabilità su spazi finiti. Bisogna cercare di andare avanti e quindi capire con Kolmogorov come dare una definizione rigorosa di probabilità. Ci viene quindi spiegato come fare a costruire degli spazi di probabilità e a come mettere delle misure di probabilità su questi spazi. Nel terzo capitolo viene dedicato un ampio spazio al paradosso di Bertrand, che ci fa capire come non sia affatto intuitivo cosa voglia dire scegliere a caso e come sia un punto centrale della probabilità la parte prematematica, quella in cui si decide come assegnare la probabilità a certi eventi base. La probabilità si basa soprattutto sul teorema di Bayes. Se non si condiziona la probabilità al sapere qualcos'altro, tendenzialmente non si sta facendo probabilità. Quindi ecco che un capitolo è dedicato all'esaminare il teorema di Bayes da vari punti di vista, quello della probabilità, quello delle odd e quello delle log odd. E il percorso ci fa capire cosa vuol dire davvero la legge e come interpretarla in maniera più semplice. Tutti i capitoli sono conditi di esercizi per far sì che uno impari man mano le cose grazie alla pratica in prima persona. Ma per chi non ne avesse abbastanza, il quinto capitolo è dedicato solo ad altri esercizi per esercitarci. Il consiglio dell'autore, con cui concordo, è provare a risolvere un esercizio, provare a risolverlo in più modi e se per caso vedete che il risultato sembra un po' troppo semplice rispetto al lungo ragionamento che avete fatto, forse c'è qualcosa sotto. Forse conviene pensare se c'è un modo furbo per risolvere l'esercizio. Spesso c'è. Se poi proprio non riuscite a resistere, il capitolo 6 contiene le soluzioni a tutti gli esercizi posti. Ma anche per riuscire ad approfittare delle soluzioni, il consiglio è quello di provare prima da soli a cercare di esaminare gli esercizi, provare a farli in più modi per poter apprezzare poi le soluzioni. Probabilità di Luigi Amedeo Bianchi è un ottimo libro introduttivo alla probabilità per chiunque voglia avvicinarsi a questa affascinante materia.